Sapete quando vi rendete conto che sono 2 settimane che hai ricominciato la scuola dopo Natale e avete già fatto 7 lezioni, 4 compiti, ti accorgi che in media hai fatto una roba come una verifica al giorno? Incredibile, è una vergogna, non è possibile, che schifo. Magari il 7 gennaio sei tornato a scuola ancora con quella fetta di pandoro in mano e sei così ciccione che il tuo corpo l'ha assorbita ancora prima della messa in bocca. E ovviamente sei assonnato perché hai passato tutte le vacanze a svegliarti al mezzogiorno e adesso ti devi svegliare alle 7 e entra in prima ora per fare un compito in classe. È un classico. E magari in seconda ora ci sta pure il prof de mani a mani che corregge gli esercizi e ti rendi subito conto, ripensandoci, che effettivamente hai giocato a tombola pure prima di Natale. Bene, bene. E per le vacanze, esercizi pagina 2, 5, 6, numeri 2, 3, 7, 12, 15, 30, 25. Tombola! Ma magari solo quello, se è gennaio sarebbe pure normale, no? Il mese in cui i professori magicamente si ricordano che sono senza voti. Così, spariti tutti, senza voti. No, no, è troppo facile così. Te devono pure entrare allo stesso giorno, sempre il 7 gennaio. Ma perché farla 2 giorni dopo, no? Ma che siamo matti? E così te fanno questa interrogazione. Ma no, una di quelle interrogazioni scialle, 12-4 pare in fila, 2 domande, 6 e mezzo. No. Una di quelle così complicate, ti chiedono pure quante volte è andato al bagno Tasso. Tasso, sì, lui, animale. E te sei lì, muto. Se sei uno forte, ti giri un po' intorno, gli dici quando è nato, dalle origini, eccetera. Ma se sei una pippa, stai solo che zitto. E te vedi il prof che ti dice: e beh, che non hai studiato? Hai avuto tutte le vacanze di Natale per studiare. E te sei lì, che te chiedi se solo te hai fatto meno vacanze delle altre, che non ci ha avuto 2 giorni a studiare. E dovuto di passare tutto, il 6, tra un momento kinder e una colador. E te ritrovi quindi sto 5 alla fine del quadrimestre. Bello. Ma la cosa più incredibile è che quando torni da vacanze non c'è più il tempo di far niente. Perché non si fa più la gita? Se te pia, studi di notte, allora c'è il tempo del giorno di fare qualche sport. Forse. Non c'è proprio il tempo di fare niente, va tutto veloce, tutto un casino. Finché ti accorgi la mattina che non c'è manco il tempo di dire. Che bella giornata di merda qui oggi.